Buongiorno dal cuore di una passione che si chiama volontario sportivo. Il colonnello è il nostro fedele compagno di un'esperienza importante. Saluto tutti i partecipanti e consegno letteralmente il microfono al colonnello Carlo Calcagni, che ha la sua la parte, il nostro rispetto e stima sportiva e agonistica. No, io rappresento un'associazione Più Sport Più Emozioni, sono un volontario sportivo e abbiamo organizzato un Giro d'Italia che conoscete voi, Più Giri Più Vivi, e il colonnello con la sua capacità di sport solidale ha voluto dedicare questa esperienza e questo record di 60 minuti. Signor colonnello, la ringraziamo perché dedicherà uno spazio ed una raccolta fondi per questi ragazzi che gireranno l'Italia e potranno comprare dei mezzi d'ausilio alla disabilità adattandoli allo sport. In sostanza, ragazzi che praticano nuoto, bici e corsa compreranno carrozzine e mezzi d'ausilio, tra cui bici triciclo come queste, che sono volanti grazie al colonnello, che è un super atleta, ma per noi semplicemente Carlo Calcagni. Grazie Carlo per questa donazione, che è frutto di tutti noi che siete qui attorno a lui per sostegno morale e anche un poco musicale. Da parte nostra complimenti e grazie. A te la possibilità di dire le tue parole prima di questi 60 minuti di fuoco. Bravo. Grazie. Io mi limito a ringraziare chi ha permesso che questo evento si realizzasse, quindi al sindaco di Rivarolo che ci ospita primo fra tutti, e ovviamente all'amico sindaco di Rocca Canavese, e Alessandro, ormai amico, nonché anche mio sindaco, visto che ho la cittadinanza onoraria di Rocca Canavese, e perché è un evento al di là del record, che serve solo per attirare l'attenzione su delle problematiche che sono quelle dello sport per disabili e dare l'opportunità ad altri ragazzi, ad altre persone che vogliono vivere nello sport e attraverso lo sport la possibilità di accedere anche alle attività, alle varie discipline sportive. Quindi ringrazio prima di tutto loro, poi tutti quanti quelli che hanno permesso e collaborato ad arrivare e a realizzare questa giornata. L'associazione Paracadutisti del Canavese sempre al mio fianco, l'amico Franco Boldi di Xeos Innovazioni Tecnologiche, che è arrivato sin da Brescia per monitorare tutta la prova, quindi la mia ora di attività sarà anche monitorata e darà un ulteriore valore a quello che riuscirò a fare. E non sarà una fatica, come ha detto Mauro, perché come quando ogni giorno dopo le mie terapie quotidiane salgo sul mio triciclo inizia la mia libertà, così oggi, quando i giudici federali della FIDAL, che ringrazio essere qui a convalidare questa mia prestazione, quando darà il via inizierà la mia libertà, quindi sarà un'ora di assoluto relax e di vita nel vero senso della parola. Non è un semplice sopravvivere, ma un vivere reale, concreto. Quindi che dire, la prova, un'ora, non è solo un'ora di pedalata per realizzare più chilometri possibili, ma ci sono delle difficoltà che si aggiungono e che mi stimolano maggiormente, perché una pista di atletica ovviamente non è scorrevole come la strada, non è scorrevole come una pista dedicata alle biciclette, ma questo è un ulteriore valore aggiunto. Così come le pedivelle che noterete, io ho tutte e due i pedali verso il basso, non sono contrapposti come normalmente, tradizionalmente nelle biciclette, ma questo è un lavoro muscolare notevole. Molti atleti, anche ben preparati, non sono in grado di fare più di 5 minuti con questo tipo di attrezzi, e anche questo, pedalare per un'ora, per me è uno stimolo, perché mi piace lavorare, mi piace sudare, mi piace impegnare il mio corpo, e sentire i miei muscoli che sono ancora vivi e che producono mi dà una carica straordinaria. E aggiungerei, anzi stimolo chi ci ascolta
a donare qualcosa di meraviglioso in tutti i sensi, e bello per chi riceve, ma soprattutto straordinariamente bello per chi si dona. Quindi se potete aiutare questa associazione impegnata nel sociale e a questi giovani realizzare qualche loro sogno, fatelo, perché è sicuramente un caffè che offrite a persone che apprezzeranno il valore. Io, a termine della prova, magari dirò qualcos'altro. Adesso voglio lasciare spazio alle autorità o chi dovrà dire qualcosa, e vi dico solo, questa è una sorpresa per l'associazione, e a termine della prova io staccherò un assegno di 1.000 euro come incipit, come stimolo, proprio affinché anche altri possano aggiungersi a questo mio gesto, che so che vale, per tante persone vale. Grazie, grazie colonnello Calcagni per le belle parole che ha detto, ma grazie, sono onorato, e lo dico a nome della città di Rivarolo, di tutta la cittadinanza, che lei sia venuto a fare questo record a Rivarolo, quindi siamo veramente onorati di questo. Ringrazio perché è un impegno, una performance che, al di là del valore sportivo e del valore, diciamo così, anche sanitario, no? Sanitario sportivo per una persona che ha dei problemi di disabilità, è un messaggio importante verso il sociale, verso la solidarietà, e questo sicuramente le fa tantissimo, veramente grande onore. Io ringrazio tutti i presenti e tutti coloro che ci sentono e vorranno fare questa donazione a favore di tutte queste persone che lei ben ha citato. Prima di dare il via a questo importante evento, volevo collegarmi al messaggio del presidente Cirio della Regione Piemonte, che è quello che oggi è una giornata di lutto regionale per le vittime, ahimè, le 14 vittime di Stresa. E quindi chiederei a tutti i presenti un minuto di raccoglimento, un minuto di silenzio in ricordo e in onore di quelle vittime. Grazie. Voglio far presente che sono presenti anche il vice sindaco della città di Rivarolo, Francesco Diemoz, e l'assessore Elen Ghirmo, l'assessore allo sport della città, che in questi ultimi giorni si è data un grande affare per far sì che l'evento potesse realizzarsi. Lascio la parola a colui che ha tenuto i contatti, ha portato lei a Rivarolo, che è il sindaco, suo amico, il sindaco di Rocca, Alessandro Laiola, al cui lascio la parola e le do il benvenuto. Grazie sindaco, è un onore per me essere riuscito a mettere insieme degli amici. Mi chiama settimana scorsa il colonnello Carlo Calcagni e mi dice: Alessandro, vengo a Torino e voglio fare un record del mondo per voi. Lui è la cittadinanza onoraria del nostro comune di Rocca Canavese, quindi anche un po' canavesano. E va bene Carlo, che cosa vuoi fare? Ma faccio un record del mondo con il mio triciclo volante, quindi mi serve la pista di atletica, mi servono i cronometristi, mi serve la Croce Rossa, mi servono degli amici. E noi in tempo di record siamo riusciti ad organizzare il record. Questo grazie all'amicizia e alla solidarietà che ci unisce, che unisce tutti quanti. Quindi io ringrazio l'amico Claudio Leone, che è riuscito a farsi un 4-8-12, come l'amico Rostagno, il sindaco di Rivarolo, e tutte le altre figure che sono
coinvolte e fanno parte di questo grande evento della filiera che ha fatto in modo di poter far conoscere un po' di più, più giri e più vivi, che è questo progetto di triathlon solidale. Farei un applauso a Mauro e a Sara, che sono gli organizzatori che hanno ideato questo evento, che mi permetto, la faccio breve, mi permetto di suggerire che è una cosa straordinaria, nel senso che riescono a far provare le emozioni dello sport a persone super abili, a ragazzi, li vediamo qua vicino a noi, abbiamo visto che riescono a portare con sé durante l'attività del triathlon, quindi nuoto, corsa e bici, delle persone che diversamente in modo autonomo non avrebbero l'opportunità di vivere questa esperienza. Quindi donano emozioni, donano vita e tante pulsazioni accelerate che ci fanno stare uniti e ci fanno essere ancora più amici. Grazie ai cronometristi che nella giornata di venerdì sera sono riuscito a contattare, mi hanno, quando ho spiegato alla Croce Rossa e ai cronometristi che cosa stavano andando a rendere possibile, hanno subito e incondizionatamente dato la loro disponibilità, come il sindaco Rostagno, come Claudio Leone, e quindi più giri più vivi, grazie a tutti. E un grazie bisogna dare anche a Carlo Pittis, che è importatore e responsabile di Alinker Italia, permette anche a questi ragazzi e in particolare all'associazione Più Sport Più Emozioni di utilizzare Alinker, e grazie ad Alinker tornare anche a provare l'emozione del correre o del semplicemente camminare. Non è necessario fissare dei record, ma basta anche riprendere in mano la propria vita, rialzarsi in piedi da una sedia a rotelle, già fa la differenza. Allora, prima di dare ufficialmente il via a questa prestazione, ringrazio ancora e lascio la parola all'assessore regionale Claudio Leone, che è un rivarolese doc. Grazie Claudio. Grazie Alberto, porto i saluti della Regione Piemonte, sono doppiamente onorato di avere a Rivarolo Carlo Calcagni. Come ha detto prima Alessandro Laiolo, a tempo record mi ha fatto questa proposta. Ho immediatamente chiamato il mio sindaco, lui si è attivato con l'assessore, con tutta la sua giunta per cercare oggi di essere qua. Non mi voglio prolungare tanto perché l'atleta, il campione, vuole partire, però veramente lo voglio dire col cuore, in una giornata in cui il Piemonte è in lutto. Mi hanno detto da stamattina che l'amico corre con il lutto al braccio e questo non può che fare onore alla Regione Piemonte. Come dicevo prima, porto i saluti del presidente Alberto Cirio, dell'assessore allo sport e nonché carissimo amico Fabrizio Ricca, che oggi è impegnato in altri eventi. Purtroppo la notizia è arrivata, l'evento è arrivato veramente a tempo record. Sono stato delegato appunto ad essere qua e mi fa veramente veramente piacere, perché è la mia città, come ha ricordato prima il mio sindaco Alberto Rostagno, è la mia Rivarolo, la nostra Rivarolo. Oltretutto questo è un evento che va in scia con gli eventi sempre vicino al mondo della disabilità che organizziamo quando ero, la tornata precedente, assessore allo sport proprio qua nella città di Rivarolo. Per chi se lo ricorda, presumo in tanti, organizziamo una tappa dell'handbike. Io penso che questo è un mondo particolare, un mondo che trasmette delle emozioni che difficilmente altri sport possono farlo, proprio perché la differenza, la sofferenza è veramente tanta. Io ho apprezzato le parole che ha detto prima il campione, però devo dire che arrivare a questi livelli, io ho fatto sport, è impegnativo. Arrivare a questi livelli è ancora più impegnativo. Pertanto veramente col cuore in mano chiedo un grande applauso al campione. Grazie e buona prova.
mi sono divertito, spero di avervi fatto vedere la particolarità di queste pedivelle che veramente fanno un lavoro muscolare. Se avete notato, mentre pedalavo non si nota. No. E il mio problema dove. Abbiamo visto che in certi momenti non va. Va. Non si notavano. Ci sentiamo lo stesso. Il tremore dato da. Ho anche una forma di sclerosi multipla e Parkinson. Però quando mi muovo io sto bene. Abbiamo visto che alternavo, in certi momenti lavoravano tutti no, e due. No, sfruttavo nelle curve perché bisogna tenere con la bicicletta tradizionale in curva, certo. Col triciclo al contrario bisogna tenere basso il piede interno. E allora io per non perdere di velocità troppo dovuto proprio alla resistenza del tappeto, continuavo grazie a questa pedivella a pedalare con la gamba esterna. Però io vorrei sentire da Franco Boldi di Xeos, che ha monitorato e ha già dato un'occhiata alle pulsazioni. Quando ti sei fermato eri... Vieni Franco, mi piacerebbe intanto sentire qualcosa da te. Ti ho già ringraziato prima per la tua presenza. Devo ringraziare io te perché è stato un grandissimo onore essere invitato a partecipare, avere la possibilità di monitorarti. E devo confermare quello che sostieni sempre, ossia non appena fermato tu viaggiavi sui 110 watt. Quindi lui sta meglio quando fatica. È la cosa. Riposo, quanti battiti ha? Allora, nel monitoraggio con la cassetta delle 24 ore è 18 pulsazioni minima ed ecco perché io dormo con il ventilatore polmonare attaccato, quindi alla macchina, alla ventilazione forzata, perché altrimenti non sarebbe sufficiente il ritmo cardiaco. E a riposo ho un'aritmia che mi porta a oscillazioni da 50 a 150. Quando inizio a pedalare le pulsazioni invece di salire scendono, si stabilizza 80, 90, 100. Quando sforzo arrivo a 120. Un atleta realizzato, lavoro di muscolo non da poco. E quello che vorrei farvi notare dopo la prestazione, perché è bello sempre parlare con i fatti, dopo quello che nel mio piccolo ho dimostrato qui davanti a tutti voi, a tutti quelli che ci stanno seguendo, pensate che questo atleta, che è una risorsa per, secondo me, modesto parere, ma anche cosciente di quello che sto dicendo, senza dubbio di essere smentito, una risorsa della nazione come atleta, rischia di essere lasciato a casa e non essere portato alle Paralimpiadi di Tokyo. Perché? Per le quali io mi sto allenando quotidianamente da anni e quindi questo indubbiamente non è solo un dispiacere personale, ma lo è ancor di più perché nonostante un'infermità che non mi permette più di servire la patria e il tricolore sul quale ho fatto un giuramento e ancora oggi sarei disposto a dare la mia vita per quel tricolore, posso rendermi ancora utile alla nazione, ma a quanto sembra non mi viene permesso e nessuno, a parte il popolo, perché il popolo è con me, i rappresentanti delle istituzioni, nessuno mi affianca, nessuno mi aiuta in questa battaglia che sto portando avanti da anni ormai, ma continuo a lottare perché ci credo davvero, e la speranza è l'ultima a morire, e voglio rimanere aggrappato alla mia coscienza, al mio credo e sperare che la giustizia ancora una volta possa trionfare. E questo mi dà la forza di continuare, di fare comunque ogni giorno il mio dovere, anche perché lo dobbiamo ai giovani, alle future generazioni, e perché se vogliamo una società migliore tutti noi dobbiamo fare la nostra parte, e il miglior modo per educare è quello di dare l'esempio. Io credo di dare l'esempio quotidianamente, certo. Ed è questa la mia forza straordinaria che tanti non riescono ancora a capire. A nome della città, prego Helen. A nome della città in realtà non possiamo che veramente dire grazie, ma un grazie sentito, esatto. Anche perché è appena detto, e il popolo riconosce quello che fai ed è veramente una forza, un'emozione incredibile e soprattutto un po' quello che è il tuo motto, il mai arrendersi e superare sempre i limiti
E in un periodo storico come questo, dove un po' tutti si sono sentiti forse il diritto di arrendersi, ci insegni che non esiste nessuna condizione per assolutamente cui... dobbiamo tutti insieme unire le forze, perché soltanto uniti si vince, e dobbiamo ripartire a tutta, come dico io nel mio gergo ciclistico, sempre a tutta, e sperare, puntare un obiettivo e andare, credere in se stessi. Ognuno di noi ha la forza necessaria ad affrontare qualsiasi asperità, però bisogna tirarla fuori. Io credo che con il mio esempio e con le motivazioni che riesco a dare, tanti, e me ne danno atto, riescono a tirar fuori quella forza che hanno e magari non pensano di avere. Grazie. Bravo. 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 Perché abbiamo preparato un riconoscimento, sì, da parte della città, e anche il libro che racconta la storia della nostra città al 150esimo, al prossimo anniversario abbiamo una storia da aggiungere. Grazie, sarà un onore. Vorrei che tu leggessi la targhetta. Assolutamente. La città di Rivarolo Canavese ringrazia Carlo Calcagni, l'uomo dei record, per aver condiviso con la nostra città lo spirito fiero, la grinta e la determinazione propri di un grande sportivo e di un grande uomo, oltre ad ogni limite. Grazie Carlo! Grazie. Ovviamente questo è un premio che va condiviso con tutti i miei sostenitori, perché, come non mi stancherò mai di dire, siete voi la mia forza, quella che tanti ancora non se ne capacitano, non hanno ancora capito che non mi fermeranno. Insieme al comune di Rivarolo, anche la regione Piemonte vuole darti un riconoscimento, anche se la prova di oggi non necessitava di dire chi è Carlo Calcagni. Carlo Calcagni ha servito la patria come ogni paracadutista che vedo qua ce l'ha nel cuore. Il cuore vuol dire innanzitutto servire la patria con orgoglio e con onore, come ha sempre fatto lui nella sua vita militare. Oggi questo qua, diciamo, è un qualcosa in più che dedica al mondo dello sport. Però Carlo Calcagni ha scritto, oltre le pagine sportive, delle storie di vita, ha salvato delle persone. Non so chi ha avuto modo di leggere la sua storia, chi non ha avuto modo di leggere lo faccia, perché veramente è un esempio di vita. Io questa mattina ho scambiato una telefonata, in un secondo mi sono reso conto di chi è Carlo Calcagni. Gli ho chiesto: sei pronto per oggi pomeriggio? E sapete qual è stata la sua risposta? Io sono sempre pronto. Questo vuol dire che nello sport, nella vita, nel lavoro, dobbiamo sempre farci trovare preparati, mai trovare impreparati in qualsiasi momento. Oggi ci ha detto che questa pista ha creato qualche problema. Questo problema, scambiando due considerazioni prima, gliel'avevo annunciato. Questo qua è un terreno morbido, un terreno che frena, però nonostante le avversità, lui è qua, ha stabilito il suo record, ha raggiunto il suo obiettivo, e questo non può che fargli onore. E tutti voi, i paracadutisti e tutte le associazioni, dovete essere veramente orgogliosi di avere insieme a voi, vicino a voi, come lo è la nostra città, come la regione Piemonte, oggi Carlo Calcagni. Grazie di cuore. Oltre all'atleta Carlo Calcagni, la regione Piemonte ha voluto dare un piccolo presente alle due amministrazioni comunali, che anche loro hanno stabilito un record. I due sindaci nel giro di pochissimi giorni hanno messo in piedi questa bellissima manifestazione. Un bel lavoro di squadra, che la regione non ha potuto essere presente, con l'assessore Fabrizio Ricca e con il presidente Alberto Cirio, che però mandano i loro saluti. Però vuole essere presente a dire grazie di cuore al sindaco Rostagno Alberto e la sua amministrazione, e all'amico sindaco Alessandro Daiolo, che penso che sia forse la persona che più ha voluto, più ha seguito Carlo Calcagni in questa avventura canavesana. Grazie di cuore a tutti. Carlo, vieni, Carlo Picchis, fammelo salutare, poi passo la parola a sì, perché avrei voluto salutarlo prima, però Carlo mi ha dato la possibilità di gioire ancora nel correre. Grazie ad Alinker io ho potuto riprovare quell'ebbrezza della corsa.
non potevo correre più, con Linker immediatamente ho provato e ho detto dai, facciamo subito un record perché sennò così no, come sai, perché volevo far conoscere questo mezzo che può essere indubbiamente un'opportunità di libertà, di autonomia per tanti che magari sono chiusi nelle mura domestiche o hanno bisogno di un'assistenza per uscire. Invece con una Linker riacquistano quella libertà che credo sia il bene più prezioso di tutti quanti noi. Caro Carlo, ti ho conosciuto grazie ad Alinker e se conosci Carlo non puoi che diventarne amico per forza, quindi sono per forza tuo amico. Mi tocca essere tuo amico e sono felice di esserlo, sono contento di essere qui anche oggi, ovviamente non potevo mancare, ci mancherebbe. E la prossima volta ne facciamo un altro con Alinker e poi un altro ancora con la bici e poi un altro ancora, tanto tu non ti fermi mai, quindi e speriamo, non si sa mai, chissà, prima o poi anche magari anche con Alinker capiscono che può essere un oggetto per fare sport per chi non riesce a correre in un certo modo e quindi magari riusciamo a farlo diventare anche una cosa con un ausilio con cui chi ha le gambe che vanno in un certo modo usa le gambe, chi non usa le gambe in un certo altro modo usa Linker e però poi ci deve mettere le gambe, certo. Con le tue va più veloce. Bravo, grazie. Grazie, grazie. Allora, quando si parla di Carlo Calcagni i ringraziamenti sono sempre il tema più centrale dell'argomento. Io vorrei ancora concludere questo messaggio di forza e di coraggio sottolineando che il motto di Carlo Calcagni è mai arrendersi, per lui è anche uno stile di vita, e suggerire soprattutto ai giovani di fare proprio questo motto. E ricordo ancora la prima volta che incontrai Carlo, quando ci conoscemmo, lui mi prese in disparte e mi disse: usatemi, se la mia testimonianza può servire per trasmettere la forza, il coraggio, aiutare qualcuno che sta vivendo in salita, che è in piedi sui pedali, che si trova in un momento di difficoltà, io mi muovo anche per una persona soltanto. Grazie Carlo. Sono sempre pronto a fare il gregario. Alla base di tutto, lo sport mi ha insegnato che bisogna avere l'umiltà e il rispetto. Il rispetto dell'avversario e bisogna averlo ancora di più quando batti l'avversario. E quello è il momento in cui lo devi rispettare e stringergli la mano. Questo mi ha insegnato lo sport, onestà e lealtà. Sono valori importanti, ecco perché mi piacerebbe che ci fosse una maggior promozione dello sport tra i giovani, già nelle scuole, perché attraverso lo sport si insegna veramente la vita ed essere pronti, allenati alle avversità. Anche per questo io porto la mia testimonianza ovunque, affinché tutta la mia sofferenza non sia una sofferenza vana. Il mio soffrire mi ha insegnato tanto e cerco di insegnare agli altri, prima ancora di affrontare qualche ostacolo, qualche problema, di essere pronto, preparato. Anche lì, se uno è allenato, sicuramente affronta meglio.